Ehi la ciurma, io sono Mazzatesta e bentrovati in questo nuovo episodio di Abandon Ship. Come promesso, ho fatto tutti gli eventi nell'altra zona per riuscire a passare. E siamo qui, quindi, in quest'altra parte di mappa, che mi sa tra l'altro non ha un... Ah sì, possiede un faro là sotto, ok. Quindi perché me ne sto andando così a zonzo a caso? No. Vediamo un po', non vedo degli indicatori sopra, quindi non è uno di quelli in cui bisogna sconfiggere tot tizi per eliminare la presenza. Ci sarà forse qualche evento o qualche isola occupata dai... Come si chiamano quei tizi cattivi della morte? Peschiamo intanto. Ah, vai. Ottimo, c'è una cittadina. No, c'è un forte cultista. Qua c'è un porto da liberare dai cultisti, un'isola da liberare dai cultisti. Qua anche c'è un evento con il punto esclamativo. Direi di fare questo qua prima. In modo da liberare la città prima da questo, così che quando la libereremo dai cultisti avremo già dei prezzi decenti. Allora, solito discorso, voi picchiate quello, voi picchiate questo, voi picchiate questo. Poi picchiate questo. Là non c'è nessuno, no? Ok. Ma direi tra l'altro che posso anche, cioè allora, visto che non ci interessa particolarmente questo combattimento, metto in pausa e ci vediamo alla fine del combattimento. Rieccoci, dopo aver sconfitto, ci direzioniamo allora subito qua da fronte dei cultisti. Allora, ci proviamo. Per forza, non abbiamo la nave messa benissimo, comunque vi avviso perché abbiamo perso una discreta percentuale nel combattimento. Per fortuna si sono arresi a un certo punto. Però abbiamo preso parecchi danni, anche perché avevano tipo delle robe esplosive, per cui io continuavo a dover riparare le falle ed era un bel problema. Quanti sono? Sono in 6. Però sono messi tutti abbastanza bene. Quindi direi che non tenterei l'abbordaggio in questo momento. Abbiamo fin dato che l'Alifron non viene qua. Allora, vai a spegnere l'incendio per piacere. Eccolo l'Alifron. No, allora, tu vai qua a spegnere l'incendio e con gli altri ci prepariamo a tirare giù l'Alifron appena arriva. Ah, sono due? Porca miseria, allora. Due vanno su questo e tu andate su questo, ok. Tutto nei tuoi cannoni. Ok, vai a curare lui che non è messo benissimo. Ok, è andata. Ottimo. La prima è andata, vediamo un attimo cosa succede perché parlava di più navi. E di vedere se riuscivamo a essere così rapidi da affrontarle una dopo l'altra. Allora, gli altri si sono mobilitati, ci sono subito addosso, quindi... Ah, alcune delle navi del porto si sono messe a navigare e stanno cercando di attaccare la retroguardia del culto. Ok, allora noi li supportiamo perché mi sembra una cosa molto sensata. Ingaggiamo la nave principale, sì, non quella di supporto. Sarà più difficoltoso, ma probabilmente ci darà anche più bottino. Oh! Porsche Vache. Questa è una bella nave tosta, eh.
Infatti è di livello più alto della mia, vero? Sì. Porca miseria, quanti Alifron abbiamo là sopra? Uno, due, tre Alifron ci sono. Oh, noi ci proviamo. Non so se spostare il tizio, il navigatore qua. Stacca la bomba, please. No, vai a spegnere questo. No, staccate quella cavolo di bomba. No, vai a spegnere questo incendio anche tu. Vai. Tu qua. Aia. Mannaggia la miseria. Allora. Fuoco. Senti, tu passa qua sotto, cannoniere. Ma no, perché si è messo a riparare questo? Gli avevo detto di spegnerla, di staccare la bomba. Due insieme? E tu spegni. È spento l'incendio? Sembra sì. Come anche l'Alifron in questo momento. Porca miseria! Tutti e tre, vero? Sì. Mi sa di sì. Vai, tu devo spegnere questo incendio se possibile. Allora, facciamo così, allora, voi due andate su questo. Voi due andate su questo e voi due andate su quest'altro. E il tizio stacca sta bomba. Ok. Quelli sono andati, allora, cannoniere, vai qua. Tu che sono io vai qua. No, questo non è. Sì, no, era il cannoniere che non avevo spostato perché non mi interessava là. Ma voi scendete giù sotto, adesso vediamo un attimo che cosa bisogna fare. Tu vai a staccare la bomba. Tu cura lui. Tu spegni l'incendio. Idem. Porca miseria! Stiamo prendendo un danno incredibile perché sono troppe cose in cui bisogna interagire. Sì, ok, tu vai a curare. No, vai a curare lui che è più urgente. Un'altra! Tu cosa stai facendo? Vai a spegnere l'incendio tu, eh. Allora, tu. Mettiti i cannoni, va, che tanto la barra è caricata. Tu cura lui. Tu vai a sparare. No. Dov'è che non mi ci fa interagire? Qua? No, tu torna qua. Tu cura lui. Spegni questo incendio per piacere. Spegni questo incendio per piacere. Stacca la bomba. Due. Spegni questo incendio. Ma. Ok.
No, non volevo, se volevo selezionare il tizio. Riusciamo a tirare la giusta? Porca di una miseria di nave! No, non riusciamo un Kaiser, non riusciamo a fare niente. Tutto hanno qua a sparare, please. Sono due bombe. Vabbè, niente, ce l'abbiamo fatta, l'hai andata. Mannaggia, che danno che ci siamo presi, che botte! Come la battaglia sta ancora... Ma noi siamo quasi affondati, ah no, ok. Ok, ci hanno remunerato, oh, ottimo. Andiamo a ripararci un attimo la nave perché... Ok, vabbè, 59, non è che abbiamo pagato tantissimo poi alla fin fine. Vediamo un attimo di farci dare dalla Gilda degli Esploratori i soldi. E vediamo se abbiamo qualcosa di... Flamethrower. No, allora. Automatic water pumps già ce l'abbiamo. Gargoyles. Non sembra male. Advanced Crow Nest già ce l'abbiamo. Però questo non è che mi sembra particolarmente convincente. Allora, quanto è che costava? 2000, vero? Quella più grande di tutte. 2005, ok. Beh, dai, pian piano ci stiamo arrivando. Qua non c'è altro da fare, vero? Taverna, magistrato, explorer, apothecary, siamo tutti messi bene? Sì. Sono alcuni che hanno dei boost particolari, anche fast learner, spider slayer, ma non abbiamo mai incontrato dei ragni per ora, credo. Ok, allora vediamo un attimo che cosa si può fare. Oh, qua c'è un forte cultista, ma vabbè. Vorrei andare a vedere questo evento cultista. Perché qua lo segna liberato. Sì. No, è vero che premo esc, ma non è esc. Ah no, mi dice semplicemente: ehi, guarda che hai bisogno di tot cose per sbloccare i cosi. Buono, abbiamo aiutato la gente dandogli del cibo, tanto ne avevamo abbastanza. Al sole delle altre robe che possiamo attivare qua. Cos'è questa? Cos'è quella roba là sotto? Oh, là c'è un'altra nave in pericolo. Andiamo ad aiutarli. Se è possibile. Dov'è? Ok. Sono in pericolo. Cerchiamo di aiutarli. Ok, niente. Sono morti tutti, ma riusciamo a prendere un po' di soldini. Qua non mi piace sto tizio qua. C'è un evento però là in mezzo, non so che cosa. Però è uno di quei forti che si può combattere? Sì. Cos'è questa? Ah, è un floating outpost. Sì, l'avevamo già incontrato, floating outpost. No. C'è un evento qua, Ravenholm. C'è un evento qua. Beh, vediamo questi due eventi singoli, che cosa cavolo succede. E poi direi che passiamo oltre. C'è una cabina, osservando le carte, mentre... Qualcosa sul ponte. Si stanno picchiando. Ah, ci sono degli Alifron che ci hanno abbordato. Ok. Beh, sono tre Alifron, non è una roba.
così tanto pericolosa. No, uno di voi però, ecco, tipo te vai su quest'altro. Dov'è il medico? Dov'è il medico? Allora, medico, piuttosto che picchiare, tu cura lui. Voi andatevene. Ok, è andata. Niente di grave. Lui si è preso un po' di danni, ma vabbè. Ok, niente. Sei su 10. Vabbè, a parte che è indicato là. Ah, ma poi tra l'altro noi dove dobbiamo andare dopo? Dobbiamo andare su. Quindi su è a posto, volendo. Nel dubbio facciamo questo. Ok, dicono che porti male passarci in mezzo, quindi noi abbiamo perso 10 di roba. Ah, una nave, una balena probabilmente è morta da poco. No, abbiamo perso 20 di felicità. Possiamo andare al porto a pagare un pochettino per... Sì, che possiamo. Andiamo al porto. Paghiamo 2 dindi e rimettiamo un pochettino felice sta gente. No, se non al 100%, comunque almeno l'80%. No, dove che era? Forse era qua. Taverna. Increase morale. Vada, dai, 90. Per 15 ci sta. Nulla, altri due eventi rapidi rapidi. Vabbè, ma li farò off camera, dai. Per questo episodio è tutto. Ci vediamo nel prossimo in cui andremo a esplorare la parte nord e vedere cosa dobbiamo fare contro questi cultisti nuovamente. Ciao a tutti e buona giornata.